Buongiorno a tutti. In questa attività impareremo ad aggiungere dichiarazioni a un'ASIAN Wikidata che già esiste. Come esempio prenderemo la chiesa di San Bartolomeo nel comune di Brumano in Valle Imania. Innanzitutto dobbiamo cercare l'item che ci interessa usando questo campo di ricerca. Se non conosciamo il nome preciso dell'item, possiamo cercare qualche combinazione, ad esempio Bartolomeo Brumano, e vediamo, sì, ci trova subito la chiesa di San Bartolomeo. Brumano è un comune molto piccolo, quindi non è difficile trovare item presenti in quel comune. In altri casi può non essere così semplice, avremmo potuto cercare ad esempio chiesa Brumano, ci avrebbe trovato la stessa cosa, o altre combinazioni. Una volta che troviamo il nostro item, lo selezioniamo e ci si apre la scheda relativa a quell'item con l'etichetta, il nome del monumento, l'identificativo unico Wikidata e una serie di dichiarazioni. Controlliamo che le dichiarazioni di base siano presenti, quindi stanza di Chiesa Cattolica, Paese Italia, unità amministrativa, ovvero il comune di Brumano, presente una fonte. Quello che manca, ad esempio, vediamo subito l'indirizzo stradale, quindi possiamo aggiungerlo. Indirizzo stradale, andiamo nella nostra fonte, vediamo che la chiesa di San Bartolomeo a Brumano è in via chiesa numero 1. Selezioniamo e andiamo a inserire l'indirizzo. Nel caso dell'indirizzo ci chiede anche la lingua in italiano e poi possiamo anche aggiungere il riferimento della pagina internet su cui abbiamo trovato queste informazioni. Quindi URL di riferimento, copiamo l'URL e pubblichiamo. Un'altra dichiarazione che si può aggiungere è la data di fondazione o di creazione. Andiamo nella nostra fonte e vediamo che ci sono due date che potrebbero andare bene. Questa è la data della posa della prima pietra, come vedete. Mentre invece questa qui è la data della consacrazione, quindi dell'apertura. In questo caso questa data è più pertinente, quindi copiamo l'anno e ci ricordiamo 6 maggio, che aggiungeremo a mano. 6 maggio. E come riferimento sempre lo stesso URL. Esiste anche la proprietà da data di apertura, apertura ufficiale, che come abbiamo visto è 1896. Il riferimento è sempre la stessa pagina. Pubblica. Un'altra dichiarazione è il progettista che, come ci dice la nostra pagina, è Monsignor Agostino Gaetano Riboldi. Qui. Come fonte mettiamo sempre quest'URL. E pubblichiamo un'altra cosa, per esempio, si chiama Chiesa di San Bartolomeo e possiamo dire che prende il nome da San Bartolomeo. Come vedete, io qui cerco la proprietà, ho digitato prende il nome da, che è il nome della proprietà, ma avrei potuto digitare anche intitolato a, e mi avrebbe comunque trovato prende il nome da San Bartolomeo. Altre due dichiarazioni importanti che si possono fare sono le coordinate geografiche e l'immagine.
Vediamo prima le coordinate geografiche, per trovarle dobbiamo andare su OpenStreetMap, openstreetmap.org, e cercare Chiesa di San Bartolomeo Brumano, che non mi trova. Proviamo con un'altra ricerca, Bartolomeo Brumano, non la trova. Quindi possiamo andare a cercare semplicemente il comune di Brumano, eccolo qua, e zoomare se abbiamo un'idea più o meno di dove si trova il monumento, è questo, chiesa. Per trovare le coordinate esatte devo cliccare su questo sesto bottone dall'alto, condividi, e spuntare includi il marcatore. Questo fa comparire questo marcatore che io posizionerò al centro della chiesa. Come vedete, queste sono le coordinate specifiche di quel punto. Io copio tutta la stringa e poi toglierò le parti che non servono. Bene, aggiungi dichiarazione, coordinate geografiche, e toglierò tutto quello che non sono coordinate. Lascerò solo questi due numeri lunghi separati da una virgola, e come vedete il puntatore si posiziona correttamente. L'ultima cosa che facciamo è aggiungere un'immagine, immagini da Wikimedia Commons. Quindi dobbiamo andare su Wikimedia Commons, commons.wikimedia.org, e cercare nel campo di ricerca in alto a destra category, perché è in inglese, Brumana. Categori Brumano raccoglie tutte le foto del comune di Brumano. Vediamo se ce n'è qualcuna della nostra chiesa. Questa è una chiesa, ma non è quella giusta. Questa è quella giusta. Non è una foto bellissima, è tagliata male. Quindi vediamo se c'è qualcosa di meglio. Vediamo che c'è questa sottocategoria Churches in Brumano. La apriamo, ecco. Tutte queste foto sono della stessa chiesa e questa mi sembra la migliore. Vediamola bene. Una buona foto che comprende bene tutto il monumento, quindi posso copiarla, copiare il nome della foto, andare su Wikidata e aggiungere la dichiarazione immagine, già me la suggerisce. Copio il nome della foto e vedo che qui sotto mi dà dei suggerimenti e questa è la foto giusta, quindi posso selezionarla e pubblico. Benissimo, abbiamo completato questa attività. E abbiamo inserito delle nuove dichiarazioni all'interno di un item già presente su Wikidata.